Buonasera, buonasera a tutti. Oggi ho acceso il microfono in tempo durante. Qui c'è ragazzi, tanta roba, finalmente accendo i microfoni. Buon pomeriggio a tutti, più che buonasera, buon tardo pomeriggio. Io sono già pronto elegantoso perché dopo una certa cena di squadra. E qua però, al di là dell'eleganza della vostra sempre assoluta, benvenuta, piacevole presenza, c'è una situazione che, insomma, parte male. Perché siamo con due sconfittine e dobbiamo assolutamente cercare di controbilanciare. Perché vorrei dare a questo team, come dire, il risultato che merita. Ecco qua, ho messo anche la musichina perché, insomma, se no troppo silenzio non ci piace. Allora, ragazzi, come va? Avete visto stamani stamani, insomma, oggi pomeriggio. Il video il Nova 15 resubscribed for 2 months. Grazie caro, grazie mille, grazie mille. E anche il buon Crew XL 2000. Bene, mi fa assolutamente piacere. Quindi adesso voi non solo potete usufruire delle emoticons, delle pardini e piagne. Toon Gamer, grande Toon Gamer, grandissimo, grandissimo. Il Toon Gamer che non manca mai. Idolo, ciao Michele, un abbraccione. Un po' che non ci sentiamo, poi si scambiano anche due chiacchiere. Ti volevo anche chiedere una cosa. E niente, ho cambiato un pochino le grafiche, ho dato una rinfrescatina, ho cambiato un po' i caratteri di queste donazioni, subscription, eccetera, eccetera, per darci un pochino un tocco di nuovo. Poi vedrete che la ventata nuova vera e propria arriverà quando andremo a battere. Chiunque ci si frapponga in Battlespot in Moon Series, perché lì, insomma, abbiamo in mente col buon Claudio una bella grafichetta. Stavo dicendo, al di là appunto delle emoticons del Pardini piangente, potete aderire tranquillamente al gruppo Telegram, è riservato solo, quello è un gruppo, non è un canale, gruppo Telegram agli iscritti, ai subscribers del Twitch, giusto per darvi qualcosina in più. Allora, io direi che mi faccio un sorso d'acqua. Poi, vediamo un po'. Un altro pochino, voi non lo potete vedere, è un'altra schermata, il QR code del team. Perché vorrei vederlo. Gabri Casetti, ciao Pardo, ti seguo mentre faccio finta di studiare. Organizzazione aziendale, buona live, cerchiamo di succulare un pochino oggi. Tocchiamo ferro, allora io tocco ferro. Grazie mille per la donazione, Gabri, grazie mille, però insomma bisognerebbe che tu studiassi, onestamente, invece che guardare bene, io lo dico, va contro i miei interessi, però va bene, via, dai, va bene anche così. Allora, io mi voglio dare un ripassino un attimo a questo team, Cure and Black, Maurone dalle Marche, buonasera Ciccio, vai spacca tutto e fammi divertire che oggi è una giornata di me. Anche per me oggi non è stata proprio una giornata top. Non è stata proprio una giornata top oggi, nemmeno per me. Sai quelle giornate che, come dire, non te ne va giusta una e non hai tempo di fare grandi cose, tutto quello che fai, magari o c'è l'errore o sbaglio, ti fanno perdere tempo. Ecco, oggi. Io comunque vi ringrazio, voi due siete partiti, boom, sprombattuto con due signori donazioni, 5 euro non sono assolutamente pochi, insomma, mi fa assolutamente piacere, mi riempie il cuore d'orgoglio che vogliate contribuire alla causa del canale. Io stavo dicendo però, mi voglio leggere un attimino, e me ne perdonerete, il team, rifassarlo, perché non voglio fare l'errore che ho fatto nel girare l'episodio su Win Streak andato in onda oggi, cioè quello di aver confuso spread e mosse del team di Otsubo, perché io pensavo di avere un Fini più veloce che poi in realtà non avevo. E quindi, allora, così, ne approfitto anche per chi magari non avesse visto il team in azione sul canale. Avevamo un Kyurem, Nebbia Seme, Vento Gelato, Gelo Raggio, Protezione in Crotuono. Sul Galeo è abile Cintura Troppo Forte, Cozzata Zen, da fare rigorosamente sui Toxicroak che evitano al momento giusto, Distorto Zone e Astrocarica. Toxicroak è un Pokémon che ci dà anche abbastanza noia, questo nostro Pokémon.
a questo nostro team. Poi abbiamo Tapu Fini, Onda Sana, Forza Lunare, Bullo Vento Gelato, questo l'ho imparato, però è un film un po' più lentuccio. Inci, Fococaria, Privazione, Bruciapelo, Retromarcia, con il Bacca Mango, con la Baccona. A tal proposito, se il buon Alessandro Zadra e Lari sono in linea e stanno guardando, vi volevo dare un consiglio per l'Incineroar. In più che un'occasione, giocandolo, potevano starci male Snarl al posto di Knockoff. Perché secondo me questo è un team che va molto di posizionamento e posizionarsi bene, avendo Onda Sana, avendo il Nebbiaseme, facendo magari uno Snarl, potrebbe aiutare parecchio, potrebbe aiutare parecchio. E poi abbiamo Lurantis e Mac, che non siamo ancora riusciti a far dilagare proprio bene. Lurantis sì, in una puntata di Stranger Things, dove provammo proprio questo team per la prima volta, andò bene. Mac ancora proprio mai, mai, mai. Questo è Windows che vuole dire la sua, e ci sono anch'io, tranquillo Java. Ti update dopo. E quindi Mac, che abbiamo maledizione, potrebbe. Bisogna mettere un po' di distorto zona sostanzialmente. E forse potremmo anche riuscire a fare del bene con questo team. Non lo so. Comunque, io nel frattempo premo a grande concentrazione, perché voglio assolutamente andare a godermi il prossimo match, ma anche magari fare una bella prestazione. Pardo, Mastomila, a me viene da piangere, non me lo dire a me, non me lo dire a me. Vi ricordo a tal proposito, no, no, a proposito di Milan, a proposito di. Vediamo se riesco a fare da solo, che abbiamo un canale Telegram, questo per tutti, quindi non riservato, quello, la cosa riservata, 1599 Messico, ok. Concentriamoci, il discorso Telegram. Lo facciamo dopo. Bulu, io vi lascio giusto il link che ormai ce l'avevo copiato. Allora. Tre erba per lui. Qui noi non va male il Kyurem, eh? Va detto che qui Kyurem non è male. Kyurem non è male. Grazie qui Lavone. Il messaggio lo leggo dopo, eh. Lo leggo dopo, perdonami. Se io metto la distorto qua, lo apro? O è meglio sul galero? Non ci stava male nemmeno Mac. Però alla fine ho optato per il punteggione. Vediamo un po'. Ora, qua ragazzi non c'è da mettere like a niente, non siamo su YouTube, ma se avete voglia di andare sulla pagina Facebook e di lasciare like, ovviamente oltre alla thumb, ma anche di condividerlo e il post dove dico ehi, sono in live, mi fate una grande cortesia perché mi aiutate a diffondere un po'. È difficile portare la gente su Twitch, veramente difficile. Allora, lui parte di doppio Uberone, come immaginavo, e io però preferisco partire così e buttare fini. Io ho chiacchierato e non ho visto partire i poteri. In ogni caso diciamo che farei vento gelato e fini. Vediamo se però Twitch mi aiuta col delay. Se metto la scorrimato che parte prima più rischio, quindi è uno scarf. E poi parte l'aura, ok, è uno scarf. Quindi va bene così, butto fini perché così mi prendo il boost.
In difesa speciale e allo stesso tempo knockoff mi fa molto meno male perché perdo l'oggetto. Knockoff che non mi dovrebbe fare poi allora a quel punto granché perché lui è già a meno uno di attacco. All'audio avevo vattato perché mi aveva preso il microfono del Kaiser. Ora dovreste sentirmi benissimo. Mamma mia, che botta ho preso! Mamma mia, che botta che ho preso! Io vi posso fare Protect e ancora Icy Wind. Ma crittato ovviamente. Solito culo pardiniano. Solito culo ragazzi. Pronti via crit. Che meraviglia. Ragazzi, io ho fatto vento gelato per rendere Kyogre e Yveltal più lenti di fini. E fare onda sana. Cioè, veramente, veramente. Crit di Zampillo e doppio miss di Icewind. Io cosa ho fatto di male? Qui si matura un'altra sconfitta, ma non è colpa mia. Io ora ripartivo alla grande, mi facevo onda sana. Che imbarazzo. Che imbarazzo. Figuriamoci, figuriamoci. Ma va a cagare, ma si può. Doppio miss. Io poi devo stare tranquillo. Come diavolo io ne esco da questa situazione? Era una partita che potevo vincere tranquillamente questa, col solo Kyurem per tutti i Pokémon che ha portato, anche con il crit, non me ne fregava perché riuscivo a fare onda sana, guarda. No, imbarazzante. Fa mazzo legno, ha messo Tailwind, Legnicorno, vabbè, quello che è. Ci potevo buttare Insigne nella slot di fine, ma non avrei guadagnato niente, ragazzi, perché l'unica speranza è che quel Bulu fosse stato stralento, tale che a meno uno, ma sotto Tailwind è più veloce fini. Così è veramente un imbarazzo. Gabri Casetti, scusa, pardon, per me devo star zitto. In effetti. No, ragazzi. Cioè, mi ci viene veramente, mi spiglia ma miss doppia.
Ma di cosa stiamo parlando? E lui sta provando in tutte le maniere a perderla, eh? È che io in ogni caso con questo Kyurem non vado da nessuna parte perché c'ho più uno di fiera speciale, va bene, ma il signorino qui ha deciso di crittarmi, quindi io non reggo più niente. Ora entra Kyoga e zampilla. Bravo. Fenomeno sei. Ma va. Pirasandri, sai cosa ti sei perso? Che ho fatto Icy Wind e ho fatto doppio miss. Dopo aver preso un crit di Zampillo sul switch in di Fini che mi attiva la bacca a Kyurem, me lo fa andare a più una difesa speciale. Quindi sostanzialmente invece di prendere 30% ho preso 80%. Robina, io qui devo lasciar morire il mio amico Kyogre. Perché se butto. Eh sì. Che se butto Solgaleo non mi regge mai nella vita. Due zampilli, uno forse. Ma guardate. Non la riesco a ribaltare, ragazzi. Ci vorrebbe che Kyurem mi reggesse l'acerboso. Lo zampillo. E siamo a più uno. Ma. Che imbarazzo. Se la regge ce la possiamo fare. Calma. Aspetto ad esultare perché come potete vedere. È scarf, è scarf. Scusate, eh. Allora, io qui non lo faccio sul Bulu perché è molto più probabile che mi rega l'astrocarica. Che il gelo raggio.
anche se sappiamo ho l'expert belt, quello che volete, ma in ogni caso io se non tiro giù questo yoga non vinco. Lui era giustamente troppo forte là e la vince lui però. Io se avessi fatto Sokari a Zubulu non sarebbe morto, ragazzi. Sarebbe rimasto con uno zizzirillino. E poi avrei perso. Quindi qui abbiamo bisogno di un congelamento. Ovviamente non arriva, però almeno uno mi fa certo 29. Ok, rapino a mano armata la sua, ragazzi, perché come avete potuto vedere, nonostante tutto quello che è successo, portando lui Bulu, Yveltal, Kyogre e Amongus, io con Kyurem Black l'avrei spappolato. Spappolato. Se fossi riuscito a farmi addosso l'onda sana, e se non misso quella Icy Wind me la faccio, io questa partita non la posso perdere. E invece casella rossa. Boh. Veramente, datemi un attimino di un minutino che mi riprendo un po', perché mi gira un pochino le pallette, ecco, detto proprio, insomma, chi non girerebbero in questa occasione, ma sul crit non ho battuto ciglio, tanto come dire. Ci può stare. Però il miss doppio mi sembra onestamente forse un po' troppo. Ecco. Vabbè. Va bene. Allora io mi faccio un sorso, metto la casella rossa e poi devo leggere la donazione del buon Quila Valien. Immeritata, qua lo possiamo dire assolutamente ad Hyper Voice, a gran voce, immeritata questa nostra prima sconfitta. Allora, dicevamo, leggiamo la donazza. Buon Quilava, buonasera Pardo. Torniamo in batte spot, sperando che il fluido incanalato nel live di Let's Go VGC non si è esaurito. Spaccali tutti con quell'obbrobrio di Kyurem Black. Ecco qui lava. Il fluido mi sa che è proprio esaurito. Ma è esaurito male, eh. Last 98, un altro resub. Ciao caro. Dice il team è bello, purtroppo ci sono troppi 50 e 50 ed è un po' rischioso e difficile da giocare. Senti, sì, quello che ti pare, è vero, eh. Hai detto delle enormi amenità. Gabrielisa, grande, un altro ritorno per noi. Ti saluto anche a te. È vero, però non parlerei più di 50-50 quanto magari di matchup. Il problema è che se poi missi anche Icy Wind, io davvero non mi voglio piangere addosso. Infatti, con qui chiudo. Ma insomma, questa partita penso sia stata assolutamente. È innegabile che qua, se noi facciamo una best of 9, dove questa è la prima la vince lui, le altre 8 le vinco io. Motote. Yeah, ora vediamo di impegnarci. Xerndon, allora, Xerndon. Qua io ci vedo meglio, per esempio, Janma Barta is now following, grazie anche a te. Io qui non ci vedo affatto male Lurantis, per esempio. Io vi parto così. E vediamo un po' cosa succede. Maurone, sto ridendo per quello che mi hai mandato su WhatsApp. È vero. Allora.
Dai, 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 vediamo un po'. Marcata, Pardo, sto avendo problemi per la chat e gli iscritti. Posso scriversi su FB a riguardo? Certamente. Inci Xenia, sei esattamente come avevo immaginato. Ehi. Qui ero partito divinamente. Qui era partito divinamente, infatti l'amico non l'ha presa bene. Ora, io non la considero verde perché chiaramente era solo una lead, ma ero partito divinamente, 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 ragazzi. Divinamente. Vabbè. Facciamo i signori e non contiamo la verde, ma insomma, il buon senso ci dice di non contare verde. Una partita solo dalla lead. Canta. Vabbè, beato te, che canti vuol dire che sei contento. 1477. Doppia Intimidate. E per noi può forse voler dire Lurantis. Necros, Machiogre, Celestiel, Ludicolo. Ragazzi, questa la devo vincere. Non è che c'è troppo da girarci intorno. Allora, per l'appunto, però, Scrafty può dare grane. Però, allora, vediamo un pochino. Qui non starebbe male nemmeno Yuren, mamma mia, vi stanno bene tutti. Anche Mac. Che però lascia a casa, perché stanno meglio gli altri. Ok, mamma mia gente, che roba strana che ho fatto. Fatto una roba stranissima. Vediamo però come va. Non l'ho fatta senza senso, eh. L'ho fatta così perché sul Galeo, non lo so, mi sono focalizzato forse troppo sul fatto che abbia due acciaioni come Necrozma e Celestila. Ah, Salamence non può mai evolvere. Quindi non può fare Hyperboys. Giusto? Giusto. Io però posso fare questo. Immaginavo che un Intimidate lui ci sarebbe partito. Tre rosse, Mimikyu. Beh, allora, le prime due sono arrivate oggi in win streak. Questo è il continuo della win streak che è andata in onda sul canale YouTube. E sono state meritate. La terza è stata una partita ignobile, quella di prima. Io direi fini. E privazione su Salamence. Siamo a V e non mi puoi scottare, maremma cane. Boia, ho fatto tantissimo, ho fatto. Sono a V, ma ho fatto veramente tanto.
Bacamoia sarebbe quella ice. Io non lo lascio morire l'Urantis. Scusatemi, ma perché lo devo lasciare morire su un Ice Beam quando posso guadagnare momento switchando? Tanto lui mi ci fa Ice Beam, perché se no lo trito via. Io non ho fatto Leaf Blade su Kyogre perché ho pensato onestamente che potesse proteggere. Invece canta. Carta canta. Dice di no. Ah, Kyogre l'altro è stralento. E non mi può congelare doppiamente. Copri pioggia, ragazzi. Questo è un ludicolo con copri pioggia. Avete visto? Io per oggi chiudo tutto, eh. Questa la possiamo gestire. Claudiello, grazie caro. Vediamo su chi lo fa. Lì a me va bene perché io mi porto a più 4, a più 2 e poi dopo me lo rifaccio e mi porta a più 4. E mi riporto a più 4 così che io possa anche provo a tirare una pigna colossale a Necrozma. Sì, dai, provo a tirare una pigna più 4 a Necrozma. Che però resiste. Avrei detto onestamente che sarebbe venuto giù. Io non lo reggo l'astro carico, ovviamente. E allora attenzione, ragazzi, perché una partita che sembrava vinta. Nel caso che mi regge a più 4, dovevo ancora vederlo, eh. Ce la possiamo fare, eh. Ditemi se vi piace questo. No, io mi metto a piangere. No. Sarebbe sopravvissuto. Però aveva 10%. Ma perché? Beh, crit, che avrei resistito. No, ragazzi, non ci voglio credere. Ragazzi, non ci voglio credere.
Ragazzi, io non ci voglio credere. Ho perso questa partita per questo crit di Skald, sapete perché? No, ragazzi, non ci voglio credere. Io ho fatto Swagger più U-turn perché ho detto ammazzo ludicolo. Valutazione sbagliata perché avrebbe resistito a più 2. Va bene. Ma più che altro non attacco Necrozma, che se mi mette distorto zona altrimenti ho perso, ma facendo U-turn, non knock-off, entro con Lurantis. E se mette distorto zona, io sono in una situazione meravigliosa perché posso fare fuori, ad esempio, uno dei due e farmi onda sana. Invece, io ragazzi non so. È la felpa. È la felpa. Beh, stasera bisogna impegnarsi. No, ragazzi, io non ci voglio credere. Cioè, non ci voglio. Ho perso anche questa. Questa cosa dell'incredibile. Non ci voglio credere. Mi fanno nel frattempo notare la regia che avevamo 50% di possibilità di shottare di Incrotuono e lì sarebbe finito tutto. Grazie, Mimikyu. Allora, quindi noi predictiamo, ma ora vediamo, vediamo, via. È sicuramente il team più sfigato della storia del canale, concordo. Anche la baccona su Ludicolo. No, vabbè, ragazzi. Qui l'RNG mi sta dicendo qualcosa. Mi sta mandando un messaggio abbastanza chiaro. No, non è possibile. Non è umanamente possibile una situazione di questo genere. Va da sé che io forse a un 1470 non avrei dovuto predictare e buttare Lurantis, ma avrei dovuto fare Moonblast, quello su Necrozma e ammazzarlo, perché tanto la gente è idiota e fa Trick Room quando ha 5 PS. Però vabbè, al di là di quello, a me andava bene, io ve lo giuro sulla testa di chi volete che io ho pensato, se comunque mette Trick Room io sono in campo con Lurantis, ragazzi. Potremmo stare a parlarne per ore. Come dice il buon Francemastro, Pardo, stai scontando le sculate di Let's Go. Né più né meno. È esattamente come dici te. È esattamente come dici te. No, ragazzi, è incredibile. Perdo contro Kanta. No, non hai capito. Snorlax VGC dice: Pardo, ok, se Necrozma moriva, ma se lì facevi Swagger su Lurantis l'avessi droppato. Io Swagger l'ho fatto su Incineroar e poi dopo sarebbe partita U-turn. So se mi spiego.
Cioè, io avevo U-turn a più 2. Poi, vabbè, abbiamo visto che Ludicolo non è morto. Ma infatti, dello Swagger lì per lì ho detto, vabbè, ah, incredibile, perché non avevo visto il danno. Pensavo di avergli fatto 55 invece gli ho fatto 40. Avrebbe resistito. Poi, col senno di poi, aveva anche la baccona. Va bene così, va bene, ok. Miss 85 ci può stare. Ma Scald crit su un AV che regge e che non può essere scottato perché c'era il campo. Insomma. Stracchino oi. Grazie. Chiogre Rocciomide, ragazzi. Questo non ha nemmeno tuono. Ma poi perché proteggere Salamence? Perché non ha tuono, capito? Cioè ho perso con lui, io non ci voglio credere. Non ci voglio credere, ho perso con lui. Stasera ne sta succedendo veramente tutti i colori. Ragazzi, ma contro chi abbiamo giocato? 1622, ecco, questo per esempio è roba buona. Ok, l'amico ha il team. Di Ashton Cox. Allora, io se non porto Mac adesso non lo porto mai più in vita mia. Cioè non è che c'è proprio da girare. Mac. È il momento di Mac. È il momento di Mac. Mook! Cosa ha fatto quello di prima? Cioè, a parte gli dai roccia umida a Kyogre e non gli dai tuono. Dai roccia umida perché così ti è venuta di provare roccia umida. Va bene, proviamo roccia umida. Ma se c'hai 8 turni di rain, dai tuono. Ma anche se ne hai 2. Mettiamo Crit Trick Room. Proviamo.
Tanto non me la fa fare, secondo me. Come mi taunta. Quindi andiamo via. E facciamo IT Wind. Io già vi vedo carichi che volete vedere quanti boost in evasion prende il nostro Super Zan. Più Moongeist Beam. Vabbè, ci poteva stare, eh? Ci può stare per, come dire, farmi fuori 54. Se mi facevi 2 PS in più, zio Pardini era un pochino più contento, ma... Va bene anche così. Pro Hodioi, io ti voglio bene, ma insomma, cerchiamo degli anagrammi un pochino più. Fuoco carica, non farei privazione di là. Cioè, oddio, non lo so, eh. Dai, fammi fare una privazione a casissimo, forse. Fatto bene. Se me l'ha fatto su Inci... Dovrei reggerlo, perché prima l'ho retto. Se no veramente vi... Se sta a parlare del niente. Quindi Crobat è a meno 2 ma sotto Tailwind. Vabbè. E lui è morto. C'aveva la lastra tetra, l'amico. È un po' tetro, eh. Ora, butterà Xerneas a fare Geomanzi. Ecco un motivo per il quale Snarl qua, per esempio, ci stava bene. In my opinion. Io cosa posso fare? Swagger su Incineroar e Fleblitz a più 2. Oppure posso fare fuoco carica su Crobat, perché se io elimino Crobat con Solgaleo poi... Come dire... Vado forte. E mi bullizzo Incineroar perché così turno dopo lo rendo un bersaglio, cioè lui mi deve fare Dazzlinglim e allo stesso tempo io adesso non rischio di tirare giù. Di Fleabits, perché io voglio tirare giù questo Crobat, che se no con... Provocazione, non mi vuol far fare AIDS. Va bene, io avrei potuto fare Roar con il mio, quindi Taunt lo dovevi fare su Incineroar. Però, va bene. Ecco. Questa non è una bella notizia. Faccio forza lunare, non faccio Ice, mentre perché si è misso. Non sono messo bene, vero? Magi Brillio, ciao Inci. Confini strareggiamo. E Super Zanna, perché è a meno 2 quel Crobat. Con chi entrereste, onestamente, voi? Tanto lui ora entra con un Fake Outer.
Io entrerei con Mac. Perché se lui ora entra con Inci, Smirgolo Toxicroak, insomma col fake out, mi fa fake out su Solgaleo, Dazinglim e poi io sono del gatto. Invece Mac faccio Protect, ma ammazza Fini. Vabbè. Mi va bene. Cioè, mi va bene, non sono messo bene, eh. Dio, quanto avrei voluto avere Snarl. Moonblast su Inci perché così se riesco a farlo mi farà Moonblast. Però se riesco a farlo mi tolgo dalla testa il roll di Superpower che a questo punto diventa, come dire, una cosa che può starci. Aria Nina cara, tu mi dicesti che noi lo facevamo fuori, vero? Di superpower. Vero? Non mi dici le bugie. Perché io ti piglio anche la predict, ma se non lo facciamo fuori. Buono. È partito un bel dibattito su U-turn con Inci, U-turn senza cioè Inci con U-turn, U-turn con Inci. Beh, ragazzi, è fondamentale U-turn su Insigne, è proprio fondamentale. Come Belen senza tette, cioè non si può fare. Non si può fare. Gabrielisa, padre, sono 2 o 3 live e non mi fa fare donazioni, non so come mai tutto ciò. Non lo so nemmeno io. Scrivimi nel gruppo, tanto sei sub. Prendiamo anche l'abbonamento che non serve, tanto sei sub di Twitch, quindi controlla la mail che io a fine live, a fine di ogni live di Twitch mando il link per entrare nel gruppo Telegram esclusivo dei Twitchers e lì ne parliamo e vediamo di trovare una soluzione. Allora, via ragazzi. Dai, 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 che abbiamo preso il via. Dai, 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 dai. E questo aveva un bel team e Mac finalmente ha detto la sua. E lui ha voluto overpredictare rischiando un po', secondo me quel turno ha buttato via l'Unala un po' frettolosamente e poi ne ha pagato male le conseguenze. Ritorna con la mia disamina. Andiamo avanti. Vi ricordo che questo è il canale Telegram, invece per tutti, giovedì, Giappone, perché ho detto giovedì, non lo so. Allora, ecco, questo è un team un po' a tempatello che però non dà noia. A noi
mai dà noia sto film qua. Qui bisogna sostanzialmente trovare il modo di spappolare Toxicroak e il suo galeo, che non è proprio una cosa facile, ma glielo dobbiamo fare. Ma non porti sul galeo? Chiazzen Edbat, Superpower, bla 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 bla. No, ragazzi. Voglio provare a vedere se riusciamo. A fare curse, maledizione con Mac. Questo è il team di Dave Cognetta, che gli ha rippato Marco Fiero e che ha fatto partire la faida fra Marco Fiero e Dave Cognetta. Riassumendo. Fini Toxicroak, lui giustamente individua che Toxicroak ci può dar noia. Che non abbia portato in Senior lui. Allora, maledizione. Maledizione. E brucia quella a destra. Vai Melmone. Dai Melmone. Dai Melmone. Vi spiego perché non butto Kyurem. Perché io poi voglio rientrare con Inci e quindi non voglio buttare Kyurem che mi prende il seme e poi non posso buttare via un seme che mi sarà senz'altro utile, no? Lui va a più 2. Ok, però noi siamo a più 1 di difesa, quindi le reggiamo, le spadelle. Cioè le mille frecce. Spade sono di grado, non siamo capiti. È stato un bel danno. Secondo me lui si fa un altro Swogger. Tranquillo Ciccio, io sono contento così. Crit su Zygarde. Chiedo venia. Avrei dovuto fare niente.
Invece crittando ignoriamo il suo bonus. Vediamo se si piglia un doppio Moonblast più Poison Jab. Nessuno sul Galeo, perché si piglia Moonblast che non gli fa niente e avrei dovuto fare knock-off. Mamma mia se facevo knock-off. Se facevo knock-off avevo vinto, perché lui avrebbe buttato via sul Galeo. Questo lo possiamo annoverare fra i miei errori? No, vabbè, poi mi ha ammazzato Mac, quindi ok. Va bene. Questo peso team, ragazzi, non ci si può fare. Non ci si può fare perché Zygarde sul Galeo a questo team qua gli dà una noia pazzesca. È un team che è uscito dall'Userge, ma noi lo troviamo. Vabbè, nel senso, niente di male, però l'avevo già notata questa cosa. Ci dà una noia pazzesca. Che non riesce a uscirne. Kyurem mi viene sbriciolato da Solgaleo e Zygarde fa male a Incineroar, a Mach, a tutte le cosine che abbiamo. Non riesci. Poi, vabbè, nel team c'è anche Toxicroak, che è un'altra cosa che da noi. Questo team qua noi non lo battiamo mai. Non lo battiamo proprio mai. Io l'unica cosa che posso provare a fare è questa, ma non si arriverà a farla. Quindi, niente, si parla del niente. Perché te ne vai? Che sei scemo? Ah, vabbè, extra dato, niente, niente, niente. Non ci si può fare. Perché non bisogna lasciarsi ingannare dal fatto che Solgaleo finisce Kyurem da una parte e Solgaleo finisce Zygarde dall'altra, con Zygarde debole a Kyurem. Ah, sei un matchup vantaggioso. No, per niente. Per niente. È tutto il contrario. Perché lo Zygarde riesce a passare sopra quelli che sono i perni del team, cioè Incineroar, nel nostro caso anche Mach, e più che altro Solgaleo shotta Kyurem. Che insomma è la cosa peggiore. E qui, ragazzi, è veramente dura. Io faccio in crotono, ma è andata. Kyurem sbriciola Zygarde? Sì, ma no, non serve. È lui che sbriciola noi. Datemi retta. Oh, lo vedete, eh? Io qui posso anche predictare, ma non. C'è poco da predictare. Entra sul Galeo. Poi per cosa più uno, quindi di frecce più cosa. Poi Toxicroak dà veramente noia, me l'ha confermato anche l'Arianna. Toxicroak dare veramente tanta noia a questo team.
Peccato. Peccato. Pensavo che Mac fosse un pochino... pochino più incisivo. Anche dopo una maledictions. E invece... niente. Vabbè, questa è assolutamente meritata, da parte del nostro avversario. Io ho fatto quello che potevo. Non penso di aver... commesso errori e pensate voi se avessi portato sul galeo cosa sarebbe cambiato? Niente, perché addirittura avevo un altro debole alle sue freccine a più uno, quindi nulla. Va bene, non è parecchio fortunata questa win streak, anzi direi proprio di no. Però noi siamo qui apposta per provarla su 10 partite, quindi proviamo. Vediamo un po' cosa siamo capaci di fare. Ho bettato Sanvi, ragazzi. Ho beccato Sanvito. Ciao Sanvito. Qui. Io posso fare Abbiamo beccato San Vito, ragazzi. Allora. Secondo me starà bestemmiando un sacco. Vediamo, dai. Ho beccato uno dei migliori giocatori italiani, ragazzi. 1865. Con un team super fantasioso, ovviamente, da San Vito. Allora. Io non pensavo partisse così, però San Vito non è male. Non è male il finismo. È uno dei più in forma. Via, secondo me mi fa fake out su Kyurem. Su Fini. No. Niente fake out. E io che lo faccio a fare? Dopo la lotta chiamalo. Se mi ha attaccato sul galeo di knock-off di Flare Blitz, io bello e perso. Detto proprio. Allora. Among Us, dai. Among Us.
Partito male, sono partito malissimo. Dovevo partire con Solgaleo Inci. Vabbè. Proviamo a metterla a distorto, ma... Among Us con ripicca. Io non so che dirvi, ragazzi. Li trovo tutti io. Among Us con ripicca. Avete capito bene. Salutate un Hurem. Ci può essere a più uno quanto volete, ma... Allora. E qui il nostro San Vito a ripicca, a spora, a Rage Power, non a Grasknot. Ci sta che non abbia Protect, forse. Va bene, qui ho over predictato pensando che San Vito potesse pensare a questa cosa e invece no. Avrei potuto fare tranquillamente Fake Out e Astrocarica, io però pensavo che lui facesse Protect Discernias e entrasse con Incineroar. Non capisco perché non ci abbia pensato, onestamente. Non capisco perché non ci abbia pensato, perché se ci faccio... Cioè, qui era palese la Protect, io gli tiravo giù Among Us, dopodiché ero sotto Trick Room e non ero messo male perché Incineroar non mi intimidiva. Solgaleo, quindi io mi sono voluto giocare tutta la partita su questa mossa qua, pensando che lui ci pensasse al fake out più Astrocarica. Non ci ha pensato, o evidentemente, magari ci ha pensato e ha over predittato, non lo so. Ai posteri, lard, la sentenza, il giudizio. Niente, perdiamo anche questo. Peccato. Peccato davvero. Però ho lidato veramente male. Ho lidato veramente male e me lo merito. Qui entra Inci, dovrei crittarlo due volte. Full play Among Us. Beh, senza dubbio, bella trovata, per carità. Io però non rinuncerei al Grasknot, onestamente. Purtroppo, secondo me, Among Us è uno dei Pokémon che è bello con quel set lì. Cioè, bello, con Clismo, Grasknot, però per l'appunto hai trovato il Pirla con Solgaleo e va bene così, arriva il crit, ma vabbè. Ormai è andata. Non è la mia giornata oggi, ragazzi. Forfetto agilmente perché tanto c'è un turno, lui protegge, poi entra Kyogre, oppure banalmente protegge e poi fa Dazzlim. Vabbè. Sanvi GG, è stato un piacere comunque giocare contro di te, come sempre.
magari la prossima volta con un team un po' più serio e senza memate di full play, ecco. Allora, non vorremmo aver spoilerato gli avversari di San Vito che ha full play su Among Us, ma insomma ormai mi dispiace per lui, lo saprà tutto il creato. Il buon Sammy ci scrive: avessi killato Among Us sarei entrato con Insigne a fare fake out e mi avevo super power, più che altro che avrei preferito tenere Inci piuttosto che Among Us. No, 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 ma infatti l'ho detto, ci sta che la leggo o no, io ho provato a fare una mossa, io ero con l'acqua alla gola, Sammy, perché te hai il team più forte del formato, io ho Kyurem Black col semino, e quindi in quel momento lì devo soltanto augurarmi che tu faccia magari Protect, butti Insigne, ora ti prendi super power e muori. Toh, cioè, capito? Non l'hai fatto, va bene, lì mi ha fregato full play e... Buona. Va bene, no problem, no problem. Non ti preoccupare. Io, purtroppo, Samvi, quando aprirai un canale YouTube, capirai che le mosse le devi spiegare. E spiegare le mosse può sembrare suonare come una giustificazione. In realtà io spiego il perché ho fatto questa cosa. Perché non tutti sono a livello mio, tuo o di altri, ma anche alcuni ci sono giocatori che si avvicinano da poco e quindi insomma giustamente dicono perché questo deficiente fa super power su Among Us. 1553 Lewis, ecco, magari contro Lewis mi farebbe piacere vincere. Allurantis, l'amico Lewis. Io qui farei Kyurem, Fini, Lurantis e Incineroar. Farei questi quattro qua. Oddio, più che Incineroar. Anche sul Galeo, eh. E niente, comunque GG Sambi, non è il Garba giocare contro di te o come ho giocato con Valdes che l'ho beccato proprio con questo team qua. Purtroppo vi becco sempre quando ho dei team indecenti. Indecente nel senso non voglio essere dispregiativo nei confronti di questo team che mi piace così, è divertente. Indecente nel senso che non è un team da torneo, indecente come fantasia, come esuberanza, c'è cioè Kyurem Black, capito che voglio dire? Comunque. Allora, Pardo è lo stesso andamento di Gattuso. Sì, più o meno. Solo che a me non mi possono esonerare. Allora, qui faremo un troppo forte. È un troppo forte. Andiamo, andiamo, andiamo. Sì, hai fatto bene, hai fatto bene. Il Mac di push, il famoso Mac di push. Poi oh, va al di là del fatto che mi hai spiazzato con lead Insigne Xerneas, che è la lead del non so che cazzo fare, lead Insigne Xerneas. Pensavo partissi di Tornadus. Dai, che qui non siamo partiti male. Lui ci ha regalato un più uno e poi è morto il signor. Onesto. Fini time. Ci provo, ragazzi, ci provo. Ci provo a far riscattare Kyurem. Il problema è che quando si missa Icewind, voi capite, non è troppo piacevole. Il genio qua mi sa che ha messo anche Trick Room.
Buon Mimikyu facendo il parallelo di Gattuso dice vabbè, ha appena perso contro la Juve riferendosi a San Vito. Sì, anche il mio orgoglio personale mi dice però io non mi ritengo inferiore onestamente a Bonsanvi, sono in questo momento molto, ma molto. E la Warang 19. Grazie caro. Per 3 months sono molto, ma molto fuori forma, ma non è per dare lui ora come ora se giochiamo 10 volte vince 10 volte lui. Dico che nel senso, se mi mettessi a lucido, potrei fare, non dico come lui, ma magari fare bene anch'io durante i tornei. Solo che purtroppo non è spesso e volentieri così facile. Io Fini lo levo, butto Zol Galeo e andrei di troppo forte anche se lui va via. Vabbè, lui ci saluta e ciaone e ciaone. Bene, 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 Verdognolo. Vabbè, insomma, non era propriamente un avversario tosto, ecco. Diciamo così. Però, di questi tempi e per come sta andando questa streak, io prendo e porto a casa. Prendo tutto e porto a casa. Perché una streak dove si missano gli Icy Wind va bene così. Via! Ultime due. E le devo vincere tutte e due. No, Sambi, sei assolutamente, secondo me, insieme a Boschetto, voi due rappresentate il meglio del movimento italiano al momento, senza ombra di dubbio. Quindi hanno ragione a dirti Juve. Hanno ragione. La mia stella ha smesso di sbillare, ma vai a cagare. Ma vai a cagare, Sambi. È che te lo vuoi sentire dire che sei forte? Io te lo dico, sei forte, Sambi, molto forte. Allora. Tra l'altro con Sanvi quando ci becchiamo ai tornei ce la giochiamo. Però ora mi fate pensare a Sanvi, che è un discorso interessante. Voglio pensare a sto coso io, che gli fo. Lead orribile, però bisogna che faccia così. Questo team non mi entrerà mai in testa. Fatto sta lead per l'unala. Kokoschoko. Così. Allora, io vado di Switch, chiaramente di Icy Wind, Kyurem reggo bene tutto, se non succede come prima che ci crittano di Zampillo. Oggi davvero una moria.
tuono, non è la versione AV. Ora, se non è specs, è specs. Abbiamo trovato Coco Specs. Va bene. Oggi non è la mia giornata, ragazzi. Non siamo nemmeno fortunati nel trovare le cose giuste. Vabbè. Ci poteva stare fosse AV in questi team, solitamente con l'un'ala è di supporto con Skydrop e non è Specs. Ma vabbè. Prendiamo anche lui. Lui se ne andrà sicuramente tutta la vita. O peggio ancora protegge. Perso. Troppi 50 e 50. Forse aveva ragione l'amico che me lo diceva qua nei commenti. Coco Specs. Vabbè, raga, io non so cosa dire. Non so cosa dire. Se non mettermi a piangere. Today non è il nostro day fortunato. Io qui non forfetto per non urtare la sensibilità di quelli che dicono si combatte fino in fondo, ma è matematicamente finita perché fa fake out, Zampillo muore, Inci entra Coco, finita. Purtroppo rovinato proprio totalmente il game plan da A, il fatto che lui non parta con l'unala, B, il fatto che sia specs, perché ero strasicuro di poterlo reggere. Vabbè. Io vado già a mettere la casella rossa. Notare quando è che è critto, sui sash. Moon Sirius, quando è che arrivi? Moon Sirius, quando è che arrivi? Sono qui che sto pensando, lo dico o non lo dico? No, non lo dico. Non lo dico. Non voglio essere frainteso, se no sembra la classica solita lamentela, non lo dico. Andiamo avanti. Primo match di questa win streak si è beccato Javier Valdez. Secondo match ho fatto un errore mio, mea culpa, ero convinto di avere il fini di Otsubo e c'avevo questo. Terzo match, miss di Icy Wind e Zampillo crit su più uno. Poi si è beccato San Vito con full play Among Us e poi si è beccato Coco Specs. Quindi alla fine della fiera, non per voler trovare scusante a tutti i costi al team, ma c'è da dire che non ce n'è andata mezza giusta. Ora, questa è l'ultima partita e come tale a me farebbe davvero tanto piacere portarla a casa. Correggetemi se sbaglio, ma è la prima volta
che vado sotto con le sconfitte. La prima volta che faccio 6 sconfitte in win streak. Vediamo un po'. Come dice qui, la prima win streak da che c'è il canale aperto e la chiudiamo in negativo. Peccato. Ariale, mi dispiace se non ho reso. Se non ho reso onore al vostro team. Io provo una distorto zona. Lui se ha un pochino di senno, Kyogre lo leva. Ma io sparo fan di foglia, ragazzi. Ne ho viste troppe oggi, di gente che non protegge Kyogre. Allora, dobbiamo mettere a caricare il 3DS. Abbiamo il genio, ragazzi. Abbiamo trovato il genio. Non dico niente. Non dico niente. Ho fatto bene a fare l'if plate. Abbiamo provato il genio. Oggi vinciamo solo con questa gente qua. Va bene, dai. Ci saranno altri momenti per essere seri. Ma non è questo il giorno. Leviamolo perché sennò mi fa levare la. La distorto facendomi chain core. Peggio di canta questo, sì. Davvero. Vabbè, dai, non prendiamo in giro gli avversari, forza. Non è nel mio stile. Qui Xenas protegge, però senza San Maio. Olè! Scusate se rido, la mia è una risata isterica. Mette l'ele per impedire il fake capture. Va bene, va bene. Vabbè che si fa 6 sconfitte, ma insomma, sono pur sempre io. Ecco, qui ho la V. Se non mi critta, reggiamo. Va bene. Beh. Allora. Siamo a +2. Fa parecchio male. Vero?
Io lo tengo a mira di... Geomanzi. No, ragazzi, perdiamo anche questa. Whipsicott con di... Perdiamo. Io però sono contento. Lo sapete perché? Perché allora il fatto che lui abbia fatto fascino sull'Urantis ci dà il biglietto da visita del giocatore. Cioè, è uno che. Io quando vi dico che si può perdere tranquillamente da questa gente qua in Battlespot. Per come è diventato il gioco. Io qui devo fare una overpredict. E lui non proteges. E vince Luis. La partitas. No, vabbè, ragazzi. Lele specs con tuo. Perché specs? Eh? Ve lo dico io. Perché sennò non morivo. Stasera abbiamo visto tutto. Stasera abbiamo visto veramente tutto. Io però ripeto, sono contento perché questa è la dimostrazione che quando vi dico questa non è abilità, no? Questo ragazzi è uno che fa fascino. Su Lurantis. Quindi quando vi dico che giocando a cazzo con delle mosse a cazzo si può perdere con chiunque, questa è la cosa che vi dovete tenere in mente. Lele specs con tuono, ragazzi. Vabbè, facciamo che chiudiamo la live. Ok, gente, allora tanto non ci ordina il dottore di vincere sempre, però fare 3-10, 3 su 7, 3 su 10, 3-7 mi sembra veramente... Chiedo ancora una volta scusa all'Arianna e alle perché il team merita assolutamente di più, ma oggi davvero non ce n'è andata. Se ci metto anche la win streak delle due, dove avevamo maturato le prime due sconfitte, oggi ragazzi non è andata una... Al suo posto abbiamo trovato tutte parte il culo, ma quello ormai non si cita più nemmeno perché va bene, è di default il Coco Specs. Perché se voi cominciate questo senza tuono, se questo Clele non ha tuono, noi vinciamo. È vinta la partita. Si fa Moonblast su Xerneas, partita vinta, e siamo a 4. Zampillo, Crit, Miss e Wind, siamo a 5 su 10. Poi si perde con Valdes, si perde l'altra di Mistri, che si perde con San Vito, va bene, ci metto tutto. Cioè, faccio passare anche full play a Mongus, che ha senso, il San Vito non è certo un cretino. Niente toglie il fatto che sia un notevole effetto sorpresa, però... come dire, ci può stare, va bene, è una di quelle trovate che anche a me piace fare, ok, va bene così. Però, cioè, non sarebbe stata, come dire, così... Stewie92 is now following, grazie mille. Non sarebbe stata così brutta con 5.
con 6. E invece, Incini e Offerlo palla per sdrammatizzare. Gabri Casetti, qui... Vabbè, io vi saluto. Grazie mille per le donazioni. Donazioni, Nerazzurri, parlo come Zanetti, Gabri. Grazie a tutti, grazie a Manuel Marche, Alquila Valien, insomma a tutti quelli che hanno seguito. Vi ringrazio. Io adesso mando la mail con il link per entrare nel gruppo Telegram, gruppo Telegram riservato esclusivo di chi si è iscritto al canale di Twitch, e vi ricordo però, ragazzi, che abbiamo anche il canale di Telegram. Invece, per tutti, por todos, io qui è bene che chiuda. Ciao a tutti, vi voglio tanto bene, perché mi state vicino in questi momenti. Vedete, è in questi momenti che si vedono gli amici. Ciao a tutti, ragazzi. Por todos, io qui è bene che chiuda. Ciao a tutti, vi voglio tanto bene, perché mi state vicino in questi momenti. Vedete, è in questi